Dopo tanta attesa siamo finalmente dentro alla nuovissima struttura Lecco Hostel, il famoso ostello di Lecco che la città aspettava da veramente tanto tempo, è pronto ad aprire e lo farà tra 2 giorni, giovedì, con le prime persone, i primi turisti, i primi ospiti già in arrivo. E allora possiamo mostrarvi queste nuovissime stanze che sono state allestite in questa struttura. Come sappiamo, in corso Matteotti in alto, anzi, scusatemi, con queste nuovissime stanze. Questa è una stanza da 6 posti che è tra le più capienti della struttura. Come vedete, a disposizione un camerino, diciamo, per potersi cambiare i classici locker per tenere i propri effetti personali. Dietro anche uno sbocco su via Orlando Sora, mentre l'ingresso principale è in corso Matteotti con la cancellata che abbiamo ben presente. Questi bagni invece vi facciamo vedere un bagno ad esempio con chiaramente doccia e servizi tutti dedicati alla singola stanza. Ecco appunto, ogni stanza ha il bagno al proprio interno e le stanze sono di dimensioni diverse. Ci sono quelle da 6 posti che vi abbiamo fatto vedere, ma ci sono anche quelle da 3 posti, le più piccole come quelle che vi stiamo mostrando, con il letto singolo e 2 letti a castello e comunque il bagno sempre presente all'interno. E poi ci sono le stanze più classiche, più comuni, quelle da 4 posti, che diciamo sono la maggior parte. Anche qui tutti i servizi che ci sono nelle stanze che vi abbiamo già fatto vedere, con i servizi camerino e chiaramente anche i locker. Sono 115 posti totali di questo ostello e c'è anche una stanza dove adesso andremo, che è la numero 11, dedicata anche alle persone con disabilità, diciamo una stanza più accessibile delle altre, con servizi personalizzati senza barriere architettoniche e anche un ingresso e un'uscita dedicata più comoda per le persone con disabilità. Qui intanto dietro potete anche intravedere la zona di parcheggio, che comprende anche dei box, dei garage prenotabili anche indipendentemente. Questa è la stanza numero 11, che è appunto quella più particolare perché ha anche dimensioni più grandi, 2 letti singoli, è stata pensata proprio per persone con disabilità, così come, adesso ve lo facciamo vedere, il bagno che non ha le barriere architettoniche. E quindi insomma anche un po' di cura per, diciamo, le persone che hanno una disabilità. Tra l'altro ci sta accompagnando Marcello Volpato, buongiorno, anzi buonasera, che è il Ciao, buonasera. responsabile della comunicazione di Ristogest, e in particolare dell'ostello. Ristogest, che tra l'altro ha sede legale a Lecco, opera da tanti anni sia sul territorio con in gestione diversi chioschi, diversi lidi e poi anche sul territorio di Monza. Qui alla nostra sinistra, tra l'altro, anche una meeting room da 50 posti, che può anche essere prenotabile dalla cittadinanza. E qua, molto interessante, in realtà uno spazio di co-working e alcune diciamo sale riunioni, anche queste prenotabili. Insomma, abbiamo visto le stanze, 115 posti, la struttura è moderna, però c'è anche dell'altro, c'è questo spazio di co-working, c'è la sala riunioni. Cosa avevate intenzione di creare per questa struttura? Ma come da progetto, l'Eco Hostel prevede ospitalità per diverse tipologie di ospiti, dai turisti, stranieri,
anche italiani, a comitive di scolaresche, gruppi di studio, gruppi di lavoro, insomma molto eterogeneo, una struttura attrezzata, sostenibile perché è dotata di pannelli per la produzione di energia elettrica, pannelli fotovoltaici e pannelli termici per il solare termico, quindi per riscaldare l'acqua. La parte core, appunto come dicevamo, riservata all'ospitalità e poi una parte di servizi aperti al territorio, come dicevi giustamente tu, abbiamo una sala per meeting che può essere utilizzata da realtà del territorio, associazioni, privati, assemblee di condominio, abbiamo una sala per formazione seminariale un po' più ridotta, con comunque 15 posti, abbiamo 15 posta 14 postazioni per il co-working, anche queste utilizzabili quotidianamente, dotate di connessione wifi e di servizi più normali, con barriere insonorizzanti e quindi dove sarà piacevole lavorare e operare. E poi un settore bar-ristorazione che sarà aperto entro l'estate, ad agosto, con 100, più di 100 posti, 100 coperti all'interno e Andiamo a una vederlo, cinquantina esatto. all'esterno. Questa è la zona dedicata alla ristorazione dove stiamo Andando, sì. andando esattamente. Quattro office, Ah, sì, qua siamo chiaramente, lo facciamo questa è vedere. La cosiddetta la reception, esatto, la diciamo. reception. Eccoci. L'accoglienza degli ospiti e anche di chi appunto vorrà fruire dei servizi come il co-working, e meeting, gli spazi diciamo dedicati a questi servizi, e questa è la zona proprio di bar e ristorazione con i numeri che vi dicevo. E che aprirà all'inizio per gli ospiti per garantire la colazione, che tra l'altro è inclusa nel prezzo della stanza, così come la biancheria, giusto? Per dare qualche informazione. Poi in seguito aprirà con un'offerta di ristorazione anche agli esterni. Anche al pubblico esterno, come dicevamo, è un ostello aperto al territorio, a Lecco, alla città di Lecco e al territorio, con diversi servizi. E per quel che riguarda l'ospitalità, come dicevi giustamente te, il prezzo, che comunque varierà per un posto singolo tra le 35 e le 40 euro a notte, prevede comunque pulizie quotidiane, la fornitura di biancheria e telibagno che comunque saranno messe a disposizione degli ospiti. Ecco, una chicca, Ristogest gestisce la parte anche di ristorazione e... Ah, tra l'altro si è anche illuminato al Lucca Comics, questo è Goldrake, con tra l'altro un neon che prima era spento a diciamo, colorarne i bordi di rosa. Quindi abbiamo detto i prezzi delle camere e aprirà l'ostello giovedì, ma aprirà per davvero, nel senso che sono già arrivate le prime prenotazioni e sono quasi tutte di turisti stranieri e soprattutto in arrivo dall'Europa del Nord, possiamo dire. Sì, prevalenza 60-70% delle prenotazioni che abbiamo ricevuto, circa una quarantina che già partiranno da questo fine settimana, sono turisti tedeschi. Tedeschi che verranno qui, immaginiamo per la montagna, per il lago, immaginiamo così. E ci è stato detto che magari i gruppi restano anche qualche giorno di più, 4-5 giorni, quindi non per forza un turismo mordi e fuggi, mentre i singoli magari anche 1 o 2 giorni. Però insomma, sembra che la struttura possa avere il suo mercato. Sì, anche perché Lecco è una città attrattiva. Rispondiamo ad un bisogno, come non scopriamo, diciamo, nulla di nuovo, rispondiamo a un bisogno, noi cerchiamo di dare il nostro contributo mettendo a disposizione dei servizi ricettivi aperti, ripeto, aperti al territorio, con tante iniziative che si potranno fare all'interno di questi spazi, che siamo convinti saranno di grande utilità per la città di Lecco e per il territorio. Quindi vedremo, insomma, in bocca al lupo per la stagione. Finalmente l'ostello apre, vi facciamo vedere anche i LED sulla facciata colorati di verde che si sono accesi e diciamo vanno un po' a spiegare quelle che sono le finalità dello spazio. Vediamo Eat and Drink, Sleep and Dream e Meet and Work, che poi sono le tre, diciamo, possibilità che si possono trovare nella struttura. Grazie Marcello Volpato Grazie a e a voi, grazie Ristogest, in mille bocca al a lupo. te.
Grazie all'Eco FM e seguiteci.